ragazzi, benvenuti nel backstage del 1° maggio, grazie di essere qua con Rockolla. Vi è riuscito il vostro nuovo album Trauma, giusto? Sì. Immaginiamo che sarà centrato su quello il vostro set. Sarà? Centrato su quello il vostro set? Sì. Diciamo che insomma abbiamo portato Spensieratezza, che è un pezzo del disco vecchio, e Sui Muri, che è un pezzo di questo disco qui. In questo concertone ci sono tanti artisti con i quali avete collaborato, Mace, Ariete, Magna Bresh. Vi è venuto in mente di fare qualche featuring durante il vostro set? Ma diciamo che sarebbe molto figo, semplicemente per quest'anno. Purtroppo questo concerto è capitato in un periodo veramente pieno di cose da fare, e provare per questo concerto era una cosa troppo importante, quindi non ce la siamo sentiti di tralasciare un po' le prove, ecco. Noi di base, esatto, cioè siamo un po' ansiosi da quel punto di vista, cioè ci piace un po' provare, almeno poi arriviamo sul palco tranquilli, che possiamo fare. Anche perché avete a giugno un tour in partenza, tanto Rock in Roma, cioè farete grandi spazi, così. Speriamo bene. Come ci potete dare qualche anticipazione sullo show che porterete in giro? Sì, saremo 6, insomma da 4 siamo diventati 6, ci siamo quasi duplicati, abbiamo noi Pietro Golden Years alle tastiere, Daniele Danny D'Amore alla chitarra, Jovans De Santis, anche noto come Elton Johnny, al basso, e Alberto Paone alle batterie. E nulla, speriamo sia figo. Sarà una roba completamente nuova, quindi, rispetto sì, a quello che fatto. Tra l'altro abbiamo un palco caponissimo. Mi scrivi? Perché? Non si può, questo non è si l'unico può. Segreto. Però è figo. Ok. Sentite, l'ultima cosa, tanto tempo fa voi lo guardavate il concertone prima? Sì, in TV siete... purtroppo mai venuto. Io qualche volta ci sono venuto e qualche volta sono stato rimbalzato dalle guardie. No, gli si rimproverava di essere troppo istituzionale, invece quest'anno la maggior parte degli artisti è artisti della nuova generazione come voi. Si può parlare di nuovo concertone rispetto a quello di quando rimbalzavano le guardie? Domani vedremo, però sembra proprio di sì. Sicuramente c'è, insomma, è un evento che ha un background importante, non stiamo parlando di un concerto. Insomma, qualsiasi, è un senso uno dei più importanti in Italia, e quindi comunque il background lo rispettiamo, però siamo contenti che quest'anno ci sia stata la volontà di includere appunto dei ragazzini scappati di casa come noi. Perfetto ragazzi, grazie mille del vostro intervento, grazie davvero a te.